festa quando una persona ha dei vincoli. Allora, i casi possono essere tanti, ma la cosa fondamentale non è tanto andare a cercare di capire perché una persona sta facendo tira e molla o perché non sta facendo tira e molla. Tu devi imparare a fare pulizia. Oh, salutiamo anche al Valsesia, Angelica. Ciao Angelica, benvenuta. Con lei abbiamo fatto anche tanti video. È una bravissima cartomante, la nostra Angelica. Benvenuta, benvenuta. Quindi, se avete voi, ad esempio, a casa vostra, pulite o non pulite, noi dobbiamo, come puliamo la casa? Diciamo le pulizie mentali, la pulizia mentale non è tanto diversa dalla pulizia di casa o dalla pulizia dell'armadio. La regola aurea è quella di buttare. Allora, Matacchio, mi accorgo che ci sei proprio quando non ci sei, allora ti vorrebbe, tac, improvvisamente c'è come un vuoto intorno a me, chiuso in casa, aspetto te. È interessante come testo, adesso me lo vado a vedere, va? Però proprio dovete imparare a fare le pulizie di casa, perché se non imparate a fare le pulizie di casa, voi non riuscirete ad avere niente, no? Altrimenti, mentre tu sei perfetta come l'amore detta, è interessante questo, eh? Io sono fatto male come la smania vuole, quindi se mi stai attorno 24 ore al giorno, donna fin troppo seria, mi fai mancare l'aria. Questa è una delle motivazioni, questa è una delle motivazioni. Tra l'altro abbiamo la nostra Angelica che è una bravissima cartomante, hai visto che ho creato i Tarot Tarot, Angelica. Non so se hai visto i Tarot Tarot, però nei Tarot Tarot c'è proprio la carta della Malgacozza, quindi questo è un motivo per cui una persona sta lontana, questa è colpa tua. E questa è colpa veramente tua, devi imparare ovviamente a evitare tassativamente, e questa è la carta dell'attaccamento, no? La carta dell'attaccamento devi assolutamente evitare, perché è come dire, noi dobbiamo tenere presente questo fatto che è un qualcosa di fondamentale. Non dobbiamo vivere nessun attaccamento, non dobbiamo avere attaccamenti proprio perché gli attaccamenti ci portano delle situazioni nefaste, ci portano delle situazioni che sono completamente negative. Dobbiamo immergerci negli abissi esoterici, no? Questa carta è la carta dell'attaccamento. È ovvio che se tu sei attaccata, quella persona lì non ti vorrà assolutamente, si allontanerà da te. Chi meglio della patella sullo scoglio, vedete, poteva rappresentare l'emblema di questo vero e proprio veleno mentale, perché se tu ti vai a crogiolare in questo veleno mentale, nel veleno mentale dell'attaccamento, la persona si allontanerà, perché tu nel momento in cui ti attacchi vai a creare un vitello d'oro. Il testo lo leggerò adesso, grazie Chiara. L'attaccamento è una lezione profonda, diciamo, sul distacco del risultato, devi imparare, perché la sirenetta, che sarebbe il contrario, la sirenetta attira, la sirenetta fa il canto e quindi la sirenetta attira le persone, invece la patella sullo scoglio è attaccata. Nell'esoterismo l'attaccamento ci insegna che aggrapparsi, se ti aggrappi troppo fermamente a un risultato, questo diventerà una catena che ti imprigiona, una catena che ti blocca. Fate attenzione perché devi imparare a riflettere sulla libertà, devi imparare a riflettere il principio dell'attaccamento, il principio della libertà. Tu devi diventare una sirenetta, la sirenetta incanta, la sirenetta attira. E questo è un altro punto molto importante. Quindi i Tarot Tarot sono delle carte di crescita personale che vi danno delle indicazioni molto importanti, è importantissimo veramente questo. E come diceva anche Franco Califano, no? Come suggerimento, e poi farò anche qualche short su questa canzone che è interessante, non la conoscevo. Io mi accorgo che ci sei proprio quando non ci sei, allora ti vorrei. Questo è un po' il concetto del desiderio. Noi dobbiamo imparare a farci desiderare. Perché spesso le persone si accorgono di noi quando noi non ci siamo, come dice giustamente Franco Califano. Ovviamente bisogna, importante, importante,
tenere presente che noi dobbiamo creare un vuoto alle persone, dobbiamo imparare a creare